Bella regà, qua è Savix che vi parla con il merge regà del creatore su Next Gen. Quindi non perdiamo tempo, scegliamo l'unico outfit di quelli che abbiamo e lo salviamo nell'ultimo slot, ragazzi, perché andremo a perdere tutti quelli che abbiamo come il merge che si faceva in Old Gen, ragazzi. Quindi a questo punto, come al solito, noi stiamo facendo in questo caso il beige, full beige, quindi quello in vita e quello al collo, al maschio, andremo a creare, ragazzi, un secondo personaggio femmina. Quindi vi do anche un consiglio: se già lo avete, non lo usate, cancellatelo, ragazzi, e createlo in quel momento, che il glitch funziona sempre meglio. Quindi una volta che abbiamo creato il personaggio andiamo online. Una volta che siamo online, ragazzi, come vedete in mappa non avremo il negozio d'outfit. Quindi cosa facciamo? Cambiamo sessione, ne troviamo una a solo inviti, ragazzi. E una volta che spawniamo di nuovo nella sessione solo inviti avremo il negozio visibile. A questo punto, una volta che siamo all'interno del negozio, come nel vecchio glitch su Old, andiamo a metterci completo la cica, ragazzi, e ci dobbiamo togliere gli orecchini, fondamentale. E andiamo a mettere questa collana di perle bianca. A questo punto, indovinate un po', andiamo a salvare l'outfit nel secondo slot, ragazzi. Ricordatevi, perché nel primo non salva. Quindi una volta fatto ciò, abbiamo salvato l'outfit nel secondo slot, ci spariamo con la rivoltella in testa o vi comunque sia suicidate, e una volta che siete morti e rispawnate andate alla selezione del creatore. Una volta, raga, che siamo spawnati al creatore, dovremo andare a creare una gara, facciamo tutorial e in questa schermata aspettiamo che ci dà la possibilità di aprire il menu di pausa. A questo punto andremo su online e andiamo alla gestisci personaggi, quindi andiamo alla gestione dei personaggi. Una volta che siamo in questa schermata, state attenti, ragazzi, mi raccomando, dobbiamo andare a cancellare il secondo personaggio, cioè quello di destra, ragazzi. Una volta che abbiamo cancellato il secondo personaggio femmina, perché noi facciamo il glitch sul maschio, state attenti qua, non dovremo fare niente, ci dovrà invitare, ragazzi, un nostro amico che sta in mira diversa. E non dovete usare Anawak, perché Anawak, ragazzi, in questo glitch non funziona. Quindi accetterete questo messaggio che, ragazzi, è l'invito dell'amico in mira differente e vi manderà in storia. A quel punto dovete tornare online. Sì, e una volta che abbiamo accettato l'invito andremo a salvare il primo outfit che ci siamo tenuti, ragazzi. Lo mettiamo nell'ultimo slot e come potete vedere, raga, una volta che andiamo su completi salvati ci sarà il nostro outfit con il beige, ragazzi. E in questo outfit potremo andare a fare quello che vogliamo. Quindi ci cambiamo le braccia, ci cambiamo le scarpe, i pantaloni, e i nostri beige rimarranno lo stesso. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto, ragazzi, lasciate un like se è così e finalmente abbiamo trovato anche il modo di fare il merge su Next Gen. Ringraziamo il Grix che ci ha fatto questa clip, ragazzi, auguroni di buon Natale, se non porterò nessun altro contenuto domani, attivate le campanelline e alla prossima, bella regà, shbada bam.